Polemica all'interno della maggioranza sull'affidamento degli impianti sportivi. Da ex assessore, come la vede questa polemica? Costruttiva? Sì, deve essere sempre costruttiva. Io già nel mese di dicembre ho detto al sindaco e anche al consiglio comunale di fare il bando perché è urgente, ma non solo perché abbiamo una situazione un po' particolare come gestione privata, ma anche perché gli impianti sono da verificare cosa fare per il futuro, ma non solo quegli impianti sportivi a chiuso, ci sono anche i campi di calcio a 11 che avranno scadenza breve, la piscina, il campo scuola, sono problemi importanti. Il bando va fatto in maniera studiata e ci sembra un po' troppo tardi. Io dissi all'epoca se era possibile fare entro gennaio un consiglio comunale per portare il bando, perché il bando va veramente una... Già, ricordiamo che il primo bando andò appunto a deserto. Quindi speriamo che non venga deserto di nuovo, ecco perché bisogna sciogliarlo e farlo in maniera buona, perché le società sportive possono veramente partecipare a questo bando. Quindi ad oggi a Teramo nessun bando per gli impianti sportivi, ma questi bandi dovranno essere rimodulati? Sì, per forza, perché il primo bando che fu andato deserto purtroppo non ci portò beneficio al comune, quindi vanno rimodulati e vanno studiati appunto con dei criteri. Abbiamo già dato dei criteri al sindaco e anche all'assessorato. Però tuttora oggi ancora non vediamo niente. Questo non vogliamo che sia qualcosa che possa tornare in maniera negativa dietro a noi. Dobbiamo cercare di andare avanti e portare il bando ed essere in questo momento credo che sia la priorità per il Comune.